Allora, siamo con Donatella Caglione, di Mamme Online. Mamme Online è una casa editrice foggiana, ma con un respiro nazionale. Come nasce questa esperienza? È una storia lunga. È nata comunque sulla scorta della comunità online, mammeonline.net, nata ormai 12-13 anni fa, e quindi dal bisogno di portare fuori dalla comunità lo spirito di condivisione, di sostegno e di supporto che c'era all'interno della comunità. E poi come portarlo fuori se non attraverso i libri? Infatti i primi libri sono stati libri di supporto per la famiglia, quindi sull'adozione, l'infertilità, la pedagogia, e poi è nata la collana di libri per ragazzi e bambini, che al momento è quella che ci appassiona di più. Proprio a proposito dei libri per bambini, il libro di Natale è Mamma Natale, di Luisa Staffieri. Che libro? Sì, quindi la casa editrice Mamme Online non poteva che fare un libro che si chiama Mamma Natale. Sì, vogliamo giocare anche un po' con gli stereotipi di genere, e quindi giocare un po' sul fatto che Babbo Natale, come tutti gli uomini, si ammala e quindi per un banale raffreddore diventa quasi invalido, oppure come tutti gli uomini si lascia attrarre dalla tecnologia e quindi dalla slitta super tecnologica, abbandonando le fedeli renne, e quindi Mamma Natale le tocca intervenire per sanare un po' queste situazioni e quindi risolvere le cose come a volte in effetti le donne sono costrette a fare. L'altra esperienza e l'altra novità della casa editrice è Echino Giornale Bambino, che è un giornale che facciamo vedere. È un numero zero questo, sempre che nasce da Mamme Online. Sì, è un esperimento che vogliamo tentare. I giornalini sono pochi sul mercato editoriale per ragazzi, e tutti noi che abbiamo ideato questo progetto abbiamo caro il ricordo invece dei giornalini che leggevamo da piccoli, forse allora erano più diffusi dei libri. E vogliamo tentare questo esperimento sia per spiegare ai bambini come è fatto il giornale dei grandi, e sia per avvicinarli comunque alla lettura in modo piacevole, divertente. Quindi abbiamo la fiaba di Babbo Natale, abbiamo la cronaca nera con la strega di Biancaneve, il cui omicidio diventa il caso su cui indagare, abbiamo il reportage da un parco naturalistico, abbiamo i nonni e quindi il ritorno al passato, senza dimenticare poi per esempio i grandi personaggi del XX secolo, in questo caso parliamo di Miriam Mafai, i mestieri dal mondo, e poi un po' di tutto: la posta, l'economia, i giochi, i lavoretti per i più piccini, insomma un modo come un altro per cercare di avvicinare i bambini alla lettura. Allora, i riferimenti per Echino Giornale Bambino lo trovate su echinogiornalebambino.blogspot.it, ed è un giornale che si compra in libreria. Oggi siamo nella libreria Stile Libero. Sì, che è una delle librerie amiche di Echino, ce ne sono un po' in tutta Italia, l'elenco è visionabile sul sito, sia sul blog di Echino che sul sito della casa editrice. Quindi abbiamo tentato questo esperimento di una distribuzione diretta dall'editore alle librerie, e poi ovviamente chi non trova librerie amiche nella propria città può ordinarlo online, un po' come tutti i nostri libri che sono in vendita sul sito. L'indirizzo del sito invece di Mamme Online? www.casaeditricemammeonline.it. Noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento per la prossima iniziativa. Grazie a voi.